con il mondo della promozione. Tra un girone e l'altro insieme a noi c'è Francesco Pricoli, dirigente del Cassano. Buonasera, benvenuto qui su Stadio Radio. Buonasera a voi. Ed allora, anche in casa Cassano ovviamente immagino ci sia l'attesa di quello che sarà a partire dal 5 marzo. Quali sono le vostre speranze da una parte e anche la vostra situazione? Cioè nel senso, sperate che si riparta? Come? Ecco, come state? Mettiamola così. Noi diamo, come dire, tutto il nostro benevolere al nostro presidente Mirarchi, vediamo che cosa si decide. Noi, qualche ragazzo è stato svincolato, ma speriamo in una qualcosa positivo per il bene di tutti, soprattutto per la salute di noi tutti. È chiaro, però diciamo sotto un aspetto sportivo, ad esempio, sì, se si dovesse ripartire solo l'andata, oppure va trovata una soluzione che garantisca tutto il compimento del campionato? Va trovata una soluzione per bene per tutti. Poi noi, vi torno a ripetere, noi abbiamo pienamente fiducia nel nostro presidente Mirarchi, poi in base a quello che si decide decidiamo anche noi, però l'importante è che si tutela soprattutto la salute di ogni squadra, di ogni calciatore, di ogni dirigente, di tutti. Poi sta a loro decidere che cosa bisogna fare, poi ci regoliamo di conseguenza. Certo, un'ultima domanda, alla luce di tutto quello che è accaduto, la tenuta del sistema delle squadre di promozione rispetto ad altre categorie, quanto rischia di essere minata? Quanto rischia di essere minata la tenuta del sistema delle squadre di promozione rispetto alle altre categorie alla luce di quello che è successo? Di quello che è successo, diciamo che la promozione ci speriamo in bene, che vi devo dire? Insomma, siamo come dire, si brancola nel buio, ecco, mettiamola così. Io ho avuto modo di colloquiare con il presidente Mirarchi, che ho fatto un corso di dirigente di primo livello, sì. Si è parlato di tante cose, ripartire è un po' difficile anche per le precauzioni e tutto il resto, però vi torno a ripetere, noi abbiamo pienamente fiducia in lui e tutto il suo staff, che pensa prima alla tutela di tutti noi e poi al resto del campionato. Perfetto, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, arrivederci a grazie. Tutti. Ecco.